Lucio Pietro Di Maria, vengo da Castellana Sicola, paese in provincia di Palermo, e oggi ho portato una pizza con dei prodotti di stagione. In poche parole, l'impasto è un indiretto con un 25% di biga e poi chiuso con della farina di tipo 1, è una farina, la biga fatta con farina forte 330, e dopo chiusa con una tipo 1 300 e una 0 pasta di W. E nella farcitura ho fatto una base di pesto di zucchine, poi ho messo i fiori di latte in entrata, poi a metà cottura ho messo i fiori di zucca, poi c'è dello speck in polvere, del pane grattugiato e un po' di scorzettina di limone. Noi tutti volevamo capire un attimino questa biga come l'hai realizzata, Lucio. Tutti i passaggi, le percentuali, le temperature impiegate per questa biga. Allora, la biga è un preimpasto solido che si usa in percentuale in un impasto finito. Io ho fatto una biga partendo, innanzitutto si parte si calcola la temperatura dell'acqua, che era un numero fisso di 55, si toglie la temperatura ambiente più la temperatura della farina e si mette l'acqua a questa temperatura. E ho fatto un 16-18 ore circa a 18 gradi, e ho messo ogni chilo di farina si mette l'1% di lievito e il 44% di acqua.